4 mesi e mezzo alle elezioni amministrative di Sanremo, manca poco anche al festival, abbiamo deciso così di sentire i candidati, quelli che ci sono adesso naturalmente sul tavolo delle prossime consultazioni elettorali. Con noi c'è l'ingegnere Gianni Rolando, benvenuto ingegnere. Grazie. Come dicevamo, i tre candidati top, chiamiamoli in questo modo, uno Fulvio Fellegara si è già presentato da alcuni mesi, il secondo Alessandro Magher da alcune settimane, lei è stato l'ultimo in ordine cronologico e vorrei proprio partire da qui. Se ne è parlato del suo nome, per tanto tempo era lei il candidato del centrodestra, però ufficialmente non veniva mai fuori. Posso chiederle come mai? Ma essendo il candidato dei partiti di centrodestra e di altre liste civiche ad essi collegate in modo paritetico, è chiaro che la prassi è più lunga. Cioè, la cosa è nata a livello sanremese, si è evoluta, ma i partiti hanno bisogno delle verifiche prima regionali, comunali, provinciali, regionali e romane. E quindi è chiaro che i passaggi sono sempre più lunghi rispetto a una normale candidatura di un civico. Le faccio una domanda un po' cattivella, me la consenta, Certo. proprio in tema di candidatura. Lei a un certo punto ha detto: se non mi candida il centrodestra, io mi candido lo stesso. È stata una punzecchiatura che ha funzionato? Ma che abbia funzionato o meno non lo so. Io devo dire che io sono sempre stato molto legato all'idea di correre coi partiti, assolutamente. Io non vedo la possibilità a Sanremo di correre senza i partiti di centrodestra, che sono partiti di governo, che hanno la grande fortuna di avere il senatore di Sanremo, cosa che non succede da molti anni, e quindi io ho sempre voluto correre coi partiti. E chiaramente io vedo in questa mia candidatura e nel proseguio il cambio totale della mia vita, e la vita va organizzata. Quindi io ho avuto la necessità di poter programmare il cambiamento della mia vita. Io passerò da essere ingegnere, adesso sono diventato candidato, spero a diventare sindaco. E quindi un cambio totale che va programmato, temporizzato e nei tempi giusti, tutto qui. Ovviamente, come anche con gli altri candidati, come non parlare del sondaggio che è stato pubblicato nei giorni scorsi da Euromedia Research? Si aspettava fin da adesso, anche se non dimentichiamolo, sono numeri a 4 mesi e mezzo dal voto che potrebbero anche cambiare in un certo modo. Si aspettava un successo di questo genere? Guarda, di questo genere in assoluto non me l'aspettavo. Diciamo questo, che i sondaggi rispecchiano sempre il momento in cui vengono fatti. C'era stato un primo sondaggio a ottobre che mi dava molto avanti, poi tutto sommato, proprio perché noi siamo stati più fermi di altri candidati, soprattutto il candidato Fellegara è partito ufficialmente ormai da mesi, il candidato Magher è partito ufficialmente da poco, ma ufficiosamente anche lui da mesi, quindi è chiaro che più si va in giro, più le persone possono apprezzare il candidato e quindi più le persone possono dare la loro preferenza. Io ultimamente mi sono un pochino mosso e quindi credo che le persone che mi conoscono certamente mi possano aver apprezzato e questo è un po' il risultato, secondo me, di questo successo, che è un successo in parte mio, ma in parte della coalizione, perché è molto importante questo fatto, perché come dicevamo prima, il candidato Fellegara è ben individuato, è un candidato di centrosinistra e questo è molto chiaro, e quindi giustamente ha tutti i consensi del centrosinistra, il centrosinistra esteso. Gli altri due candidati, Rolando e Magher, sono due candidati che tutte e due sono persone di centrodestra. La differenza fondamentale è che Rolando è il candidato di centrodestra con i partiti e Magher è un candidato di centrodestra civico. Quindi peschiamo un po' nello stesso ambito. Io credo che conoscendomi, conoscendo soprattutto la mia diciamo, trasversalità con le persone, penso che sia apprezzato per quello. Magari in politica non si parla tanto spesso degli altri, però le chiedo un commento, sempre parlando di sondaggio, sui dati che proprio il sondaggio ci ha fornito, quelli su Magher e su Fellegara. Se li aspettava così o diversi? Mi aspettavo Fellegara e certamente in miglioramento, non mi aspettavo un sorpasso così forte rispetto a Magher, quello non me lo aspettavo.
E secondo lei questo tipo di numeri si potranno modificare e come nel corso dei prossimi mesi? I numeri si modificano sempre, perché se no avremmo già finito la campagna elettorale, non servirebbero i prossimi mesi. Non si sa, diciamo che non si sa. Chiaramente si sta ricomponendo un pochino, si stanno un po' ricomponendo le vecchie percentuali che aveva Sanremo un tempo. Quindi il centro-sinistra aveva circa il 30%, il centro-destra aveva circa il 70%. Si sta ricomponendo queste percentuali alla fine. Lei ha detto che dopo la decisione di scendere in campo e di candidarsi a sindaco le è cambiata la vita. Come? Mi è cambiata perché io non ho più tempo di fare assolutamente nessun atto di professione. Cioè, adesso chiaramente porterò a compimento tutti i miei lavori che ho fuori Sanremo non ne ho più praticamente da anni. E fuori Sanremo però insomma io continuo a fare strade, ponti e gallerie in giro per l'Italia e chiaramente rinuncerò completamente a questa professione, è impossibile riuscire a gestire soprattutto una città di Sanremo che spero di riuscire ad amministrare e facendo l'ingegnere, farò il sindaco, quindi mi toglierò, infatti vede, oggi mi sono messo la giacca celeste, io di solito sono vestito con i pantaloni marroni proprio per non far vedere il fango e oggi invece ho già l'abito giusto. Lei oggi ha già l'abito sanremese, quasi diciamo, adesso i pantaloni non sono proprio bianchi, però la camicia sì, quindi già un bianco azzurro, ecco diciamo, bravo, stile sanremese. Sarà bravo. Quindi un sindaco H24? Assolutamente, non è possibile immaginare una Sanremo del 2024 con tutto quello che c'è da fare in città, tutto quello che c'è da inventarsi e da continuare già cominciato senza un sindaco H24 e con assessori H diciamo 18 almeno. Ecco, a proposito, ho detto la parola assessori. Lei sta preparando la campagna elettorale, siamo veramente molto in anticipo, ingegnere, però qualche domanda me la deve consentire. Ce l'ha già qualche idea, nel caso in cui venisse eletto sindaco, di qualcuno che sta collaborando con lei e con i partiti e con le liste civiche che la sosterranno, che potrebbe assumere la carica di assessore? Allora, senza fare i nomi, chiaramente. È tutto un discorso in divenire ed è un discorso che sarà legato sia al risultato elettorale dei vari partiti e delle varie liste civiche, sia alle capacità delle singole persone. Tenendo conto della famosa quota rosa che comunque impone tre signore in giunta, 3 su 7, e quindi sarà tutto un discorso molto molto delicato ma soprattutto un discorso da studiare per l'efficienza di una giunta. Cioè sarà molto importante una giunta efficace e una giunta di persone che sappiano muoversi in questa città, che è una città molto difficile. Qualche nome è già uscito, ne dico uno solo, tanto siamo fuori dalle righe. Ha dato la sua disponibilità il notaio Donetti e questo mi ha fatto estremamente orgoglio perché è un carissimo amico, ma chissà, magari in un futuro potrebbe anche essere lui un assessore. A proposito di assessori, lei sarebbe perfetto per l'assessorato ai lavori pubblici, ma in questo momento sta pensando di prendersi questa delega oppure no? Adesso facciamo fantapolitica? No, secondo me non tanti lavori pubblici, magari a ragionare sulle grandi opere, cioè io i collegamenti. Un po' come sta facendo Biancheri adesso, diciamo. Potrebbe essere, con la differenza che io ho collegamenti diretti con le grandi, insomma, con l'ANAS, le ferrovie e le autostrade, cioè sono persone che io conosco bene perché li ho conosciuti sia per lavoro sia perché sono stato per 3 anni presidente nazionale degli ingegneri, per 3 anni vicepresidente, per cui parlare Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per me è una cosa normale, per altre persone è più complicato, quindi certamente darò un grande supporto all'assessore ai lavori pubblici e ragioneremo insieme come squadra se le grandi opere le terrò io o le vedremo insieme. Al limite io farò certamente una supervisione. Argomento molto importante è quello delle grandi opere. L'attuale amministrazione ne ha avviate 2, che sono ovviamente quella del parcheggio di Piazza Eroi e del palazzetto con tutte le note vicende che ben conosciamo. Comunque per fortuna i lavori sono ripartiti e quindi sono appunto in corso le operazioni nei due cantieri. Ce ne sono 2,
che sono il Porto Vecchio e il Lungomare Calvino, identifichiamolo in questo modo, l'ex stazione di Piazza Cesare Battisti, che invece sono al momento in fase progettuale, quella del Lungomare Calvino, quasi in fondo al tunnel si vede la luce per il Porto Vecchio, dopo le notizie della scorsa settimana dell'acquisizione del gruppo Ruben della Porto di San Francesco. Ecco, le chiedo un giudizio su queste quattro opere. Allora, premesso che tutte le opere infrastrutturali di una città sono fondamentali, io condivido sia le opere in corso che le future che dovranno essere fatte. In particolare ritengo che il discorso del Porto Vecchio sia quello che potrebbe dare una spinta fortissima per il turismo e l'economia sanremese. Il fatto, come l'ha chiamato lei, il Lungomare delle Nazioni? Sì, chiamiamolo in questo, il Lungomare Italo Calvino, sì, cioè, il progetto so interesserà il Lungomare Italo Calvino e la zona dell'ex stazione, questo è il progetto. È la continuità, a mio giudizio, del waterfront del Porto Vecchio. Finalmente potremmo, se gestite bene, se l'interesse pubblico sarà giustamente valorizzato, ma soprattutto quantificato, avere uno sblocco del nostro waterfront. Noi siamo una delle città più belle della Liguria e abbiamo il waterfront più, a mio giudizio, degradato della Liguria, cioè non c'è una progettualità sul waterfront che finalmente è uscita con queste due grandi opere. E io sono convinto che il portare a Sanremo 60-70 barche di lunga e di grande dimensione come quelle che sono previste per il Porto Vecchio porterà un turismo ricco e sarà lo stimolo per poter elevare il livello turistico della nostra città, che ha dei momenti eccezionali, vedersi questi del festival, e ha dei momenti che non siamo né turismo di massa, perché non abbiamo le attrezzature per fare il turismo di massa come Rimini, né turismo d'élite come Cannes, Saint-Tropez, perché non abbiamo le strutture per fare turismo d'élite. Noi abbiamo la possibilità in pochi anni, grazie a tutte le risorse che arriveranno dal PNRR e da queste attività private, questi partenariati pubblico-private che sono in itinere, di elevare il nostro standard turistico. È un'opportunità unica, simile soltanto a quella che abbiamo avuto nel primo dopoguerra, ma dopo prima guerra mondiale. Lei appunto sta parlando di queste grandi opere, lei è un ingegnere che ha progettato grandi opere, come ha detto lei appunto poco fa, in Italia e non solo, se non sbaglio, anche all'estero. Sì, sì, ecco. A proposito del Porto Vecchio, che è di fatto è un progetto del gruppo Ruben, che è proprietario di Porto Sole. In mezzo ci sono le famose spiagge che oggettivamente hanno perso molto con i due porti. Proprio nell'ultima presentazione del progetto per tirare giù e ricostruire l'albergo di Porto Sole è venuto nuovamente sul tavolo il discorso delle famose piscine. Si ricorda negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, se ne parlò. Lei sarebbe favorevole ad un progetto del genere? Ma allora, quella zona è una zona particolare, perché è il centro della nostra città. Il centro della città, se avesse un discorso di balneazione bello vuol dire igienico soprattutto, perché oggi ci sono le spiagge, però sapete che le spiagge sono comprese fra tre righe addirittura, cioè partendo da Porto Sole. Non solo Sole, i porti, anche i ri. Sì, cioè ci sono i ri che arrivano, i ri hanno purtroppo delle controindicazioni dal punto di vista igienico-sanitario. E quindi quelle spiagge, pur essendo bellissime come spiagge, a mio giudizio come balneazione non vanno bene. Quindi, andando a studiare un insieme di piscine che potesse portare la città di Sanremo ad avere una balneazione controllata, igienica, con piscine moderne, con onde simulate e tutto, sarebbe una bellissima cosa. Non so se è stato previsto questo nelle ultime progetti. No, questo no, però se ne è parlato di nuovo dopo tanti anni. Sarebbe una bella cosa, soprattutto la zona fra il Morgana, il Victory come si chiama, e il Torrente San Francesco, che è la zona rimasta a spiagge, che sono belle adesso, hanno il loro perché, sono state dotate di campi
calcetto, hanno un loro significato, però chiaramente la balneazione non è una balneazione di primo livello. Ecco, per terminare il discorso delle grandi opere, nel caso in cui lei venisse eletto sindaco, ha già un'idea per un'ulteriore grande opera, anche se queste che devono ancora essere messe sul tavolo, anche se sono ormai progetti ben noti, saranno sicuramente un grande lavoro? Guardi, secondo me bisogna pensare anzitutto a risolvere il problema della viabilità dei parcheggi. Quello è il problema numero uno, che io non considero nemmeno una grande opera, io la considero una grande necessità, perché finché non risolviamo il problema della viabilità e dei parcheggi, comunque il turismo di élite non è restio a venire a Sanremo, perché se io sono una persona facoltosa voglio venire a Sanremo in mezz'ora, un'ora, non voglio venire a Sanremo in quattro ore, quindi collegamenti con gli elicotteri, se possibile, l'Aurelia Bisti per continuare per chiudere l'anello fino allo svincolo della foce, e parcheggi che possono essere parcheggi in città e parcheggi in periferia, con collegamenti efficaci. Questo è un sistema, e io non vedo nemmeno questa come una grande opera. Io la vedo come una grande necessità che noi cittadini dobbiamo chiedere alla politica. Io ho un sogno nel cassetto, ce l'ho. Io sempre avrei desiderato avere un edificio simbolo di architettura moderna a Sanremo, dedicato a qualcosa di speciale. Qualcosa di speciale per me potrebbe essere un Guggenheim a Sanremo. È una cosa che mi ha sempre ispirato, che non è impossibile, i contatti col Guggenheim ho già cominciato a prenderli, perché se la città avesse una opera di architettura, moderna chiaramente, che tutti venissero a vedere, come vanno a vedere le vele di Sydney o vanno a vedere Calatrava nelle varie città della Spagna o i ponti di Calatrava in giro, allora sarebbe veramente un'attrattiva moderna. Noi abbiamo fatto delle infrastrutture, però ci pensi, abbiamo fatto uno che è un edificio moderno? No. No, questo no. No, ma non negli ultimi 60 anni, 70 anni. Cioè gli edifici importanti di Sanremo sono quelli che abbiamo fatto nel dopoguerra, nemmeno fra le due guerre. Quindi questo potrebbe essere una cosa particolare. Terminiamo con il festival, perché siamo in clima festival. Le faccio una domanda secca che ho fatto anche agli altri candidati. Lei è favorevole a questo festival diffuso o proprio in tema di grandi opere preferirebbe il Palafestival? Allora, a me piace moltissimo questo festival diffuso, cioè a me piace vedere la città viva. È vero che porta a tutti noi qualche problema per parcheggiare, per girare, però è il festival di Sanremo. Non vorrei nemmeno svilire il festival di Sanremo e chiuderlo in un palafestival allocato chissà dove. Quindi la decisione palafestival sì, palafestival no, è una decisione molto importante che va maturata con un confronto con tutta la città molto profondo, ma se si arrivasse a pensare a un palafestival, la locazione del palafestival deve essere tale da permettere che sia sempre viva la città. Io ecco, penso che questo tema del festival debba diventare oggetto di discussione su tutti i tavoli sanremesi, con tutte le categorie. Forse solo così, tutti insieme, potremo scegliere la soluzione migliore, che oggi come oggi non so quale sarà. So soltanto che questo festival così com'è mi piace. Ci risentiremo, ci rivedremo sicuramente moltissimo nel corso dei prossimi mesi. Io ringrazio l'ingegner Gianni Rolando. Grazie a voi.